Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi voglio parlarvi un po' del tema scuola e in particolar modo concentrare l'attenzione sulla promessa dell'acquisto di termoscanner che De Luca ha fatto un paio di giorni fa. Una misura che a mio parere è semplicemente uno spot elettorale, però prima di spiegarvi perché, voglio dirvi cosa si può fare subito, cosa farei io oggi se fossi presidente della Regione Campania. E badate, oggi, non domani. Perché delle cose per la tutela della salute dei nostri figli, degli studenti della Campania si possono fare fin da subito. Innanzitutto si può fare un'ordinanza regionale che preveda il reclutamento di personale sanitario che sia addetto al contrasto del Covid proprio nelle scuole. Ecco, già immagino persone che dicono: no, ma non si può fare. No, si può fare, e la dimostrazione è il fatto che il 26 agosto la Regione Toscana ha fatto esattamente questo: un'ordinanza che prevede il reclutamento di medici che siano addetti alle scuole proprio per tutelare la salute degli studenti. La seconda misura è invece in tema trasporti, perché molti dei nostri ragazzi, molti dei giovani della nostra regione vanno a scuola, vanno a studiare con i mezzi pubblici. Il trasporto pubblico è una delle prerogative delle regioni. Ecco, la Campania dovrebbe nell'immediato rafforzare il trasporto pubblico, però nell'immediato, anche qui oggi, non domani, e in secondo luogo dovrebbe prevedere l'istituzione di mezzi di trasporto dedicati agli studenti, mezzi di trasporto proprio per gli studenti per permettergli di andare a scuola. Queste sono due proposte che io metterei in campo nell'immediato, subito, oggi, e che invece De Luca non fa. Che cosa fa De Luca invece? Promette di acquistare termoscanner. Ecco, una misura che sembra di buon senso perché sembra che voglia proteggere la salute dei nostri giovani. Secondo me invece è uno spot elettorale e vi spiego brevemente perché. È uno spot elettorale perché i termoscanner devono essere utilizzati da qualcuno, da un essere umano. Chi sono questi esseri umani? Molto probabilmente il personale non docente che c'è nelle scuole, il personale ATA ad esempio. Peccato che da questo punto di vista nelle nostre scuole già siamo sotto organico, ma tremendamente sotto organico, per cui la stessa persona che deve pulire le aule, che deve vigilare nei corridoi, che deve aprire i cancelli, deve poi effettuare la misurazione della temperatura a centinaia e centinaia di alunni. Una cosa che ad oggi è sostanzialmente impossibile o a tempi lunghissimi. Però facciamo finta che succeda e che effettivamente si misuri la temperatura. Che succede nel momento in cui qualcuno dei nostri alunni, qualcuno degli alunni delle nostre scuole viene trovato con una temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo? Che succede se è un minore e che magari è arrivato a scuola da solo, non accompagnato dai genitori? Perché i dirigenti scolastici non hanno il potere di rispedirli a casa, qua non si può fare un respingimento. Bisogna quindi individuare degli spazi in cui questi studenti che hanno temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo possano essere isolati e che poi debbano essere vigilati. Questi spazi dove sono nelle nostre scuole che spesso sono così piccole che manco le aule ci stanno? E chi doveva pensare a reperire questi spazi? Dovevano pensarci le regioni. Che cosa ha fatto la Campania? Sostanzialmente nulla, per cui ci troviamo alle porte del nuovo anno scolastico con degli spazi che sono assolutamente insufficienti. E poi torniamo al punto di qui sopra, perché che succede? Chi deve vigilare sull'isolamento di un ragazzino, di uno studente che è stato trovato con la febbre? Lo stesso personale ATA di qui sopra, stesso personale di cui già siamo sotto organico. Per cui questa misura è solo di apparente buonsenso, in realtà è uno spot elettorale, perché De Luca vuole ergersi come padre di tutti i nostri giovani, come colui che ha a cuore la salute dei nostri giovani a differenza del governo, ma è uno scontro solo di carattere politicista e che mira ad avere consenso nelle urne. Chi è che invece ne profitta davvero? Gli interessi di chi fa una misura del genere? Fa gli interessi di quella o di quelle ditte che vinceranno la gara per la fornitura dei termoscanner, perché da qualcuno bisognerà comprarli, a qualcuno bisognerà pagare i termoscanner. Probabilmente sarà fatto anche in questo caso, come già molti degli appalti durante l'emergenza Covid, con gare della massima urgenza, che significa con zero trasparenza, come stiamo vedendo dalle inchieste giornalistiche e non solo di questi mesi. Per cui questa misura in realtà viene spacciata per una misura nell'interesse collettivo e invece va a fare gli interessi di pochi. Se volessimo fare davvero gli interessi dei tanti di questa regione, degli studenti, del personale docente, del personale non docente, dei dirigenti scolastici, di chi vive le scuole tutti i giorni, potremmo fare le due cose di cui dicevo all'inizio: ordinanza per reclutare personale medico
che sia addetto alle scuole e il rafforzamento immediato del trasporto pubblico con istituzione di linee di trasporto dedicato agli studenti. Queste sono due misure concrete che si possono fare oggi, non domani, oggi.